Seveso abbiamo raggiunto dei risultati eccellenti in termini di raccolta differenziata, più dell'80%, che è un caso, un studio a livello europeo. L'Europa ci dice di arrivare entro il 2035 al 65% di riciclaggio, che corrisponde all'80% differenziato. Un numero selezionato e ristretto di famiglie super riciclone ci hanno dimostrato che si può arrivare in teoria addirittura fino al 95-98% di raccolta differenziata. Quindi abbiamo dimostrato che si può fare con strumenti come la tariffa puntuale è uno, ma le azioni sociali di spiegazione ai cittadini degli elementi chiave per poter migliorare in casa, nella propria cucina, sono fondamentali. Credo che tutte queste iniziative vadano nella giusta direzione di creare un virtuosismo ecologico anche sul prospetto culturale. Penso che l'esempio di Seveso possa essere anche motore per altri comuni, quindi fare da apripista ad altre iniziative di questo genere. L'utilizzo del sacco blu inizialmente ha creato dei problemi ai cittadini, che, ai quali abbiamo dovuto spiegare con dei banchetti ai mercati oppure nelle zone dove c'erano i distributori automatici di sacchi, l'utilizzo del sacco e quali rifiuti conferire. Il sacco arancione è stata invece un'introduzione dovuta a un'esigenza sociale, in particolare i cittadini che avevano dei bambini neonati oppure delle persone allettate si lamentavano del fatto che la PEIT introdotta penalizzasse molto la famiglia, dal momento che i prodotti assorbenti pesano molto e bisogna comunque smaltirli nel giro di una settimana perché hanno dei problemi anche igienico-sanitari. Abbiamo scelto di puntare un'azione molto specifica sui pannolini, promuovendo l'utilizzo dei pannolini lavabili nella comunità sevesina attraverso il noleggio di un kit. Percentualmente un rifiuto come quello dei prodotti sanitari assorbenti, in particolare dei pannolini dei bambini, incide sempre di più. Quindi l'utilizzo del pannolino lavabile ovviamente riduce tantissimo e va in una direzione non soltanto di miglioramento della raccolta differenziata, ma proprio di riduzione del rifiuto all'origine. Abbiamo fatto tantissime iniziative e riteniamo che abbiano avuto hanno riscosso molto successo. Dalla cena con il rifiuto, dove sono state organizzate anche spontaneamente delle cene di quartiere, abbiamo anche lavorato tantissimo con le scuole per avere una raccolta differenziata più efficace possibile all'interno della scuola. Oltre a quello abbiamo anche organizzato dei momenti di spettacoli teatrali proprio per far vedere che anche con i rifiuti si può fare attività di teatro, si può fare animazione. E adesso stiamo lavorando insieme al comune per mappare i negozi leggeri dove trovare prodotti alla spina, prodotti con meno imballaggi e dove si evita l'usa e getta. Legato a questo si sta cercando di coinvolgere i ristoranti e i bar per l'utilizzo dell'acqua in brocca. All'inizio un po' difficoltoso, però mi ha aiutato anche a dividere meglio le cose che buttavo nell'immondizia e attraverso la mia esperienza ho coinvolto anche i vicini dando loro poi delle indicazioni su come comportarsi.